Una famiglia agiata, bostoniani, con una casa che domina l'oceano, vacanze su un'isola che guarda le coste del Maine. Tutto per essere felici, ma la vita, come sempre, mette alla prova le apparenze. Susan Minot, Scimmie, pubblicato nel 1986 e in Italia da Mondadori nel 1987. L'autrice è nata nel Massachusetts, lo stato del nord in cui si trova anche Boston, lo stato kennediano per intenderci, ed è del 1956. Le scimmie, come li chiama la madre, sono i sette figli dei Vincent. Il padre, vera upper class, la madre, come i Kennedy, cattolica irlandese. L'increspatura si vede fin dalle prime pagine, anche se il lettore non la coglie subito. Ci si prepara ad andare in chiesa, la madre sistema la tutina di Chicky, fuori fa freddo, il padre è già all'aperto, dalla sua bocca spuntano sbuffi di calore, lui no, non partecipa al rito, asseconda ma non segue la moglie. Le cose nella loro vita non potrebbero andare meglio, ma forse no, forse quel matrimonio è più logoro di quanto sembri e i figli lo sentono, ne avvertono le crepe. Quando la madre morirà, il padre sceglierà di sposarsi nuovamente, nulla di male naturalmente, ma questo allargherà la crepa. La ricerca delle felicità può nuocere alla felicità. Spesso capita, in generale, che i genitori dimentichino che una volta messi al mondo i figli, essi sono prima di tutto dei genitori, provando ancora invece ad essere uomini e donne che cercano l'equilibrio sentimentale e la felicità propria. Ma non sempre funziona. Lo stile del libro è calmo, tenue, non porta il lettore dentro le storie che creano frizione, ma gliele fa vivere nelle conseguenze. I ragazzi, come naturale, giocano, litigano, mantenendo una loro unità, non necessariamente il resto. Scaricarono la barca, leggo nel libro, scarmigliati dal vento e in preda ad una strana ebbrezza. Il papà fece retromarcia, dopo averli fatti scendere tutti, e salpò da solo per lasciare la barca agli ormeggi. In fila indiana salirono lungo la rampa di scale, consci della sacralità della loro processione, udendo bandiere gonfiarsi e agitarsi nel vento, l'uno alle calcagna dell'altro. Nessuno, con la più pallida idea, quando alzarono la testa e si guardarono intorno, di dove andare dopo. Susan Minot, Scimmie, da Davide Giacalone. Buone pagine a tutti.